primo piano sui giornali di oggi. L'agenzia internazionale Moody's ha tagliato il rating dell'Irlanda. Lo spettro del default di Atene è però appena il sintomo delle sempre più numerose minacce alla solidità della zona euro. La disoccupazione è salita all'8,9%. Good morning, welcome to ABC News. America loses its top credit rating. While the US economy is slumping, the economies of some nations are booming. Avanti c'è posto se volete sedervi, sono 1, 4, 6, 7. Le ultime decisioni del governo Monti hanno evitato un giudizio peggiore. La Cina ha un ruolo chiave per riequilibrare l'economia mondiale e assicurare una ripresa sostenibile. La corsa repubblicana alla Casa Bianca entra nel vivo, toni da campagna elettorale. Indonesia also belongs in the group because of its great economic outlook. Dei beni di lusso non conosce che si registra un aumento degli affari del 15%. Si è chiusa oggi la 42esima edizione del World Economic Forum di Davos. L'idea che ne è scaturita è che l'Italia ce la può fare. Non sarà facile, ma la strada intrapresa sembra quella giusta. Sforzi per stabilizzare l'eurozona dalla crisi da dicembre di successivo. Buonasera, buonasera a tutti anche da parte mia, ringrazio quello che so anche la sigla di presentazione, l'ho apprezzato molto. Allora, permettetemi per prima cosa di ringraziare i colleghi che mi hanno invitato qua questa sera. Devo dire che è sempre un grande piacere poter raccontare un po' quello che si fa, come si pensa, confrontarsi con le persone, che è la cosa più importante. E devo dire che è molto molto piacevole farlo in un contesto quantomeno originale, ecco, cioè, di solito siamo abituati a parlare in situazioni decisamente meno piacevoli e stasera devo dire che insomma, è anche piacevole il contesto oltre che la compagnia. E mi permetto anche di fare i complimenti ai colleghi perché in momenti di mercati come questi dove, insomma, definiamoli complessi per usare un eufemismo, si tende molto spesso a nascondersi, a non farsi vedere, a non confrontarsi. Invece apprezzo molto il fatto che loro invece abbiano voluto confrontarsi con le persone, con i clienti, con gli amici, eccetera, per in qualche modo ragionare insieme su quello che sta accadendo e magari trovarne anche conforto, perché no, sarebbe una grande cosa. E poi per ultimo, ma sicuramente più importante, il grazie più grosso lo devo a voi, perché comunque se non foste intervenuti a questa serata, peraltro in concomitanza con un altro evento che in Italia è piuttosto importante e sentito, noi non potremmo fare questo tipo di incontri. Quindi grazie davvero e spero che quello che diremo sia interessante e vi permetta quantomeno di trarre degli spunti. Quello che cercherò di fare io è proprio quello di dare degli spunti, non voglio tediarvi, cercherò di fare una presentazione un po' non convenzionale, magari facendo degli esempi concreti che possono aiutare anche meglio a comprendere, ma vorrei anche partire dal titolo di questo incontro, che è comunque Arte e Finanza. È vero, è stato detto, sono due mondi molto distanti, ma se volete ci sono anche alcuni punti in comune tra i due mondi. Il primo punto in comune che io ho trovato è l'operatore. L'operatore che sia in arte che in finanza ha due requisiti. Il primo è che deve avere una grande credibilità, perché sia in arte che in finanza è molto importante essere sicuri e consapevoli di chi è l'operatore col quale si lavora. E poi sicuramente gli operatori hanno anche un'influenza pesante sia sull'arte che sulla finanza. Pensate a quella che è l'influenza oggi delle banche, degli istituti finanziari, anche dei politici in questo periodo in particolare, ma quanto è anche l'influenza nell'arte, per esempio, dei musei, dei galleristi, dei critici. Per cui diciamo che tra i due mondi qualcosa di contatto c'è. Allora, credibilità dell'operatore, è già stato detto molto, molto su Allianz, per cui non vi voglio tediare col dirvi quanto siamo solidi. Credo che sia importante, per quanto riguarda la società che io rappresento, che si chiama Allianz Global Investors, quel numeretto che ce l'ha in basso. Cioè, noi oggi gestiamo 279 miliardi di euro di persone che in tutto il mondo ci hanno dato in gestione, hanno avuto fiducia in noi, continuano a darcene e continuano a aumentare questi soldi. Questo credo che sia il miglior biglietto da visita, al di là di dirvi che siamo grandi, siamo presenti in tutto il mondo, siamo tutti alti, biondi, con gli occhi azzurri. Tra l'altro io non vengo benissimo, è ragione Alessandro. Ecco, questo penso che sia forse la cosa più importante che sottolinea il valore. Ma l'altro punto di contatto tra arte e finanza, secondo me, è
la conoscenza. Il fatto comunque di avere comprensione di quello che è il mondo finanziario, soprattutto comprensione di quello che è il mondo dell'arte, avere la capacità di fare un monitoraggio continuo di quelle che sono le cose che si sviluppano in entrambi i mondi, e soprattutto è molto importante essere capaci di tenersi aggiornati in entrambi i mondi. Allora, per tenervi aggiornati su quella che è la situazione dei mercati, adesso cercherò di darvi alcune chiavi di lettura di quello che stiamo vivendo in questo periodo. La prima chiave di lettura parte da una parola che ormai sentiamo tutti i giorni. Chi è che l'ha detto? Io. È quello lì. Lo spread. Non ce la facciamo, non ce ne liberiamo più. Ormai siamo condannati a vivere con lo spread. Che poi lo spread, se ci pensate, non è una cosa così complicata. Lo spread è quanto uno Stato deve pagare in più di interessi per chiedere soldi in prestito, cioè per emettere titoli di Stato, rispetto alla Germania, che è la più brava. Per cui se un investitore, se la Germania va da uno e gli dice guarda, ho bisogno di soldi in prestito, quindi ti vende i miei titoli di Stato, questa persona gli dice guarda, mi fido, sei affidabile, l'interesse dammi 1,5, 1,6, basta. Poi ci andiamo noi, gli italiani, dicono, ma anche noi abbiamo bisogno di soldi in prestito, quanto vuoi di tasso? Te non mi fido, mi spiace, la Germania sì, ma te se a lei chiedo 1,5 ti chiedo 6. La differenza 1,5-6, cioè 4,5, è lo spread, tutto lì. Adesso ce lo stanno raccontando va su e giù. Proviamo a leggerlo in maniera un po' più ampia rispetto a quello che ci raccontano tutti i giorni. Questi sono gli spread, quindi la differenza dalla linea orizzontale che avevamo prima dell'introduzione della moneta unica. Se voi li guardate, non è che sono poi così tanto diversi da quelli che abbiamo oggi. Poi a un certo punto è stata introdotta la moneta unica, tac, siamo diventati tutti virtuosi. La Grecia era affidabile con la Germania, il Portogallo era affidabile con il Belgio, noi eravamo affidabili con la Francia, tutti uguali. A tutti veniva chiesto lo stesso interesse, che se volete non è così credibile come cosa. E in quel periodo lì, le nazioni serie avrebbero dovuto dire, senti, fortuna, mi chiedono poco di interesse, ne approfitto, metto a posto i miei conti e cerco di far risanare i miei bilanci. Non l'hanno fatto, qualcuno, sapete benissimo, Grecia, tanto per non fare nomi, addirittura ho usato il dolo, e quando si è andati a scoprire le carte ci si è accorti che la situazione non era esattamente così idilliaca come sembrava dipinta dagli spread famosi, e sono rimbalzati tutti. Allora la domanda è, qual è la situazione vera di quelle tre? La prima, la seconda o la terza? Probabilmente nessuna delle tre, perché quella in mezzo oggi direi che è poco credibile. È poco credibile oggi pensare che la Grecia sia affidabile come la Germania. D'altronde, se ci pensate, anche ai due lati del grafico entra in gioco anche un discorso di speculazione. È vero che ci sono delle difficoltà in molti paesi per ripagare il debito, però lì c'è anche parte della speculazione. L'unica cosa della quale siamo sicuri è che l'obiettivo è di ritornare in mezzo, a quel punto lì. E quello che sta facendo l'Europa oggi è esattamente quello. Tutto questo parlare di unione fiscale, unione politica, unione bancaria, è esattamente quello. Fare in modo che l'investitore sia assicurato che se tutti hanno le stesse regole, se tutti hanno le stesse regole fiscali, politiche, eccetera, a questo punto diventa effettivamente uguale investire in Grecia, in Spagna, in Italia, in Germania. Bene. L'Europa l'ha capito, sta andando in quella direzione, è stato firmato il trattato, oggi è cominciato questo vertice che è il 25esimo da quando è toccata la crisi, quindi probabilmente non sarà certo come risolutivo. La strada tracciata è quella giusta, ma per arrivare alla fine di questa strada il percorso è lunghissimo, non è una cosa che si fa in due minuti. Noi dobbiamo essere consapevoli che la strada è giusta, ma il percorso è molto lungo, dobbiamo imparare a conviverci. Dobbiamo ancora imparare a convivere con una situazione che peraltro è inficiata anche da un problema di crescita, perché senza crescita il debito non si riduce. E la crescita in questo momento, sapete benissimo, che è molto ferma. Noi stimiamo che quest'anno l'Europa non cresca, per nulla. Il che vuol dire che la Germania probabilmente crescerà, perché sono malati, e tutti gli altri probabilmente non cresceranno e molti saranno in recessione. Bene, noi dobbiamo imparare a convivere con questo. Questo non significa che non ci sia un'opportunità, dobbiamo comprenderlo, sapere che la strada è giusta e sapere che dobbiamo affrontarlo. Poi dall'altra parte dell'oceano c'è un paese che non è proprio secondario, perché è la prima economia al mondo, che si chiama Stati Uniti d'America. E viene da dire, vabbè, mi sta meglio, mica tanto.
Perché se noi andiamo a vedere quanto debito hanno accumulato nell'ultimo periodo negli Stati Uniti d'America, c'è da farsi vedere i brividi. Su tanti, 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 tanti soldi. E loro dovranno rientrare di questo prima o poi. Sicuramente non è un problema che verrà affrontato quest'anno, perché essendo comunque un anno elettorale, è difficile che un'amministrazione in scadenza faccia interventi strutturali importanti. Però dovranno farlo. E dovranno farlo in maniera meno violenta di quello che hanno già programmato, perché c'è un piano di rientro del debito già programmato che parte dal 1 gennaio, e se parte così vi garantisco che l'America è un rischio di recessione forte, perché comunque ci saranno tagli alla parte fiscale, tagli alla spesa e quant'altro. Quindi hanno bisogno anche loro di crescere per poter rientrare in questo debito. Ce la fanno a crescere? Ma insomma, noi eravamo tutti convinti che la crescita fosse sostenibile, ma forse non è proprio così. C'è una disoccupazione che in realtà è il rallentamento, ma l'ultimo dato per esempio non c'è stato favorevole, ha detto che comunque non è così il rallentamento come si sperava. C'è un mercato immobiliare, sappiamo benissimo che è partito tutto da lì, dalla bolla del mercato immobiliare americano. Noi siamo tutti convinti che ripartirà quel mercato immobiliare, ma adesso non se ne vedono i segnali. Abbiamo detto che è un anno elettorale, quindi non ci aspettiamo interventi strutturali forti. C'è anche un discorso geopolitico, se volete, c'è una crisi in atto tra America e Iran, chiamiamole col loro nome, che comunque è lì, che può pregiudicare anche quella la crescita. È un problema che va affrontato, sicuramente non adesso perché l'amministrazione è scadenza, ma il prossimo anno andrà affrontato anche quello. E allora in una situazione del genere viene da pensare, ci sarà un'area del mondo dove le cose vanno invece bene? In realtà oggi noi tutti sentiamo parlare di mercati emergenti. Allora, i mercati emergenti effettivamente in questo periodo hanno dei numeri di crescita che per noi in questo momento sono assolutamente impensabili. Allora, per non tediarvi con racconti sulla macroeconomia, eccetera, io vi racconto un esempio che è tratto da una ricerca che non è nostra, ma secondo me rende l'idea meglio di qualunque altra cosa. Vi dice qualcosa questo nome? Meno male. Allora, questo nome assurdo è una città della Cina. In realtà è la città più ricca della Cina. Secondo gli economisti della Banca Mondiale, questa è la città più importante del pianeta in questo momento. Questo era un classico villaggio cinese. C'erano 20.000, cioè 100.000 contadini che ci abitavano, poveracci, facevano fatica a campare. Nel giro di poco tempo sono immigrati in questa città più di 2 milioni di persone da 100 paesi, non solo dalla Cina, sapete che c'è questo fenomeno di immigrazione interna, ma sono arrivati anche da altri 100 paesi. Questo paese è stato creato il più grosso mercato al coperto esistente al mondo, 4 milioni di metri quadri di esposizione che saranno tra poco 5 milioni di metri quadri. Ci lavorano 35.000 stranieri in 3.000 imprese internazionali. Ha un aeroporto tutto nuovo di cristallo, 4.000 hotel, 600 grattacieli, 110 banche, tutto nuovo. Se voi provate a girare per questo mercato infinito, ci potete girare per settimane, è abbastanza impressionante perché, fate conto, è una città suddivisa in quartieri, cioè il quartiere per le pentole, il quartiere per le parrucche, il quartiere per i palloni. Il più del 90% degli addobbi che noi abbiamo usato l'ultimo anno per i nostri alberi di Natale veniva da questa città. Ma la sensazione più forte girando per questa città è che ci si rende conto che il passaggio, che il baricentro economico si sta veramente spostando da occidente a oriente. Basta vedere come sono organizzati, e qui la cosa è abbastanza bizzarra. Ogni venditore ha uno stand di 14 metri quadri. Allora, questi 14 metri quadri, che immaginate è veramente un loculo, 14 metri quadri gli costano 50.000 euro di affitto all'anno, praticamente il costo di uno showroom nel centro di Londra. Peccato che quei 14 metri quadri gli danno guadagni equivalenti a quelli che avrebbe se avesse 20 grandi negozi nelle più grosse metropoli di Stati Uniti e Giappone. Sono cinesi, per cui sono organizzati in maniera un po' strana. In ogni stand ci sono 5 persone. Allora, uno è quello che tratta con i clienti, poi c'è un secondo che mette subito gli ordini ricevuti sul computer, poi c'è il terzo che investe immediatamente i soldi appena incassati nelle borse di Hong Kong e Shanghai,
Il quarto gira per il mercato per cercare di capire cosa stanno facendo i competitors, cosa stanno facendo i concorrenti in termini di prezzo prodotti. Il quinto, sono cinesi, a turno, mangia o dorme. Dietro questo mega mercato ci sono le fabbriche, i capannoni, dove migliaia e migliaia di operai producono tutto quello che viene richiesto a non più di un'ora di distanza dal mercato. Dietro i capannoni, le vie di comunicazione, binari, autostrade, canali. Ogni prodotto, previo l'anticipo del 30% in contanti, viene spedito in qualunque parte del mondo e in qualunque quantità entro 2 settimane senza costi aggiuntivi. Vi faccio un esempio, perché questo è un po' bizzarro. Un venditore di scheletri fosforescenti, un prodotto che non può mancare in qualunque casa, immagino, perché una bambina di 10 anni ha lo scheletro fosforescente, devo ammetterlo. Allora, questo signore dice che fino a qualche anno fa spediva i suoi prodotti in soli 2 porti, di California e Olanda, con etichette tutte scritte in inglese. Oggi la stessa persona spedisce gli stessi prodotti, preziosi prodotti, in 34 destinazioni diverse, con le etichette scritte in 16 lingue diverse. Capite che allora qualcosa sta cambiando? Capite che noi il concetto che abbiamo di Made in China ormai è superato. Questi non sono più la fabbrica del mondo, questi sono diventati il negozio del mondo. E come l'hanno fatto? Facendo tutto per primi e costando di meno. Se voi andate in questo mega mercato, la cosa che vi sciocca di più sono i prezzi. I prodotti che trovate lì costano tra le 50 e le 200 volte meno di quanto li paghiamo noi quando li compriamo qua. La direttrice di questo mega mercato, che come potete immaginare è un funzionario statale, perché lì c'è un controllo abbastanza forte, ha detto: qualche anno fa abbiamo visto un problema. E la gente non aveva più soldi per comprare le cose, per cui abbiamo dovuto decidere o facevamo rinunciare a comprare i prodotti, oppure cosa hanno fatto? Hanno preso la capacità, la minore capacità di spesa dei consumatori mondiali, cioè quanto la gente poteva spendere in meno. L'hanno raddoppiata, per sicurezza, perché sono cinesi, e l'hanno messa come sconto su tutti i prodotti che avevano al mercato. Gli ordini non solo sono ripartiti, si sono quadruplicati. La crisi, loro non sanno neanche cosa sia. Hanno un problema anche loro. Ci sono 2 paesi, Vietnam e Cambogia, che potrebbero costare a grandi loro e fanno in concorrenza. E allora, in questo modo, loro devono comunque essere sempre all'avanguardia, aggiornati, fare cose nuove. Nel padiglione degli ombrelli, il padiglione degli ombrelli, tanto per darvi un'idea, è grosso come 4 stadi di calcio. Nel padiglione degli ombrelli stanno lanciando quelli riciclabili. Quando smette di piovere, si buttano via, 7 centesimi l'uno. Loro hanno un modo molto semplice: metti a uno quello che mettevi a 100 e vedi di venderne 1000. Io ci pensavo, facevo il paragone con noi e dicevo: beh, noi siamo ancora fermi al 3x2 dei nostri supermercati, per cui c'è un po' di distanza. Ma la Cina, se volete, ha altri aspetti importanti. E l'aspetto più importante, se volete, è quello laggiù in basso, che tra un po' il 40% dei cinesi sarà classe media. Non immaginiamola l'europea o l'occidentale, però sono persone che avranno soldi da spendere per comprare, consumare, eccetera. Il 40% di 1.300.000.000 di persone, tantissimo. La classe ricca in Cina c'è già. Vi faccio 2 esempi. Il primo esempio è vino Bordeaux. La Cina è il primo importatore di vino Bordeaux. E vi faccio un altro esempio che è legato al forum che facciamo questa sera. La Cina è il secondo mercato d'arte al mondo. In questo momento stanno costruendo 1.000 nuovi musei. Devono costruire la classe media, devono fare in modo che ci sia una classe media che consuma. E come lo fanno? L'abbiamo visto l'anno scorso, per la prima volta nella storia della Cina si è saputo che c'erano rivendicazioni sindacali. Non è stato casuale che ce l'hanno detto, è un obiettivo loro, quello di alzare il reddito per fare in modo che consumino. Guardate, sono pochi soldi, perché l'hanno alzato di $20-25 al mese, stipendi da $100-120, ma sono $20-25 moltiplicati per le centinaia di milioni di operai, sono miliardi di dollari che sono pronti per essere spesi sul mercato. Per cui, quelli lì, probabilmente, anche senza il nostro aiuto, perché noi non ce la facciamo più a consumare, loro stanno vendendo a loro stessi, al Medio Oriente, eccetera, probabilmente saranno quelli che ci tireranno fuori da questa situazione, probabilmente. Ma la risposta è, va bene, andiamo tutti a investire in Cina, no? Non c'è bisogno di andare in Cina, perché le opportunità ce le abbiamo anche noi qua. Ci sono delle opportunità che vanno colte però con 2 parole chiave. Io le ho scritte e sono queste. Diversificazione e flessibilità. Noi eravamo abituati che i nostri investimenti ce li facevamo da soli.
ci compravamo il nostro bel titolo di Stato, tranquilli, eravamo sicuri, battevamo l'inflazione ed eravamo sereni e tranquilli. Oggi non possiamo più fare questo perché il titolo di Stato italiano è difficile oggi considerarlo sicuro. Oggi si ha bisogno di qualcuno che ci aiuti a diversificare, perché io avrò bisogno del titolo di Stato italiano, del titolo di Stato tedesco, del titolo di Stato olandese, francese, che sono particolarmente naif, magari anche quello greco. Ho bisogno di diversificare e ho bisogno di flessibilità, perché io, oltre al titolo di Stato, dovrò comprare il titolo dell'azienda, l'azione, il titolo convertibile. Ho bisogno di tanti strumenti che non posso più comprarmi da solo. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti, qualcuno che mi faccia da tramite e mi aiuti a fare questa diversificazione. Questo è un messaggio importante. Si può far bene in questo momento di mercato così complesso diversificando? Sì, si può. Io vi faccio l'esempio dei miei prodotti, ma vi garantisco che ce ne sono molti sul mercato. Questo è il nostro fondo che investe sostanzialmente nelle obbligazioni euro, principalmente governative. È il prodotto che citava prima il dottor Ghislaini. Negli ultimi 12 mesi, e sapete benissimo cosa è successo, ha dato agli investitori, al netto dei costi, il 6,3% di interesse. Benissimo. Ha fatto il suo mestiere. È un colpo di fortuna, ha fatto i migliori 12 mesi della sua storia, no? Perché ve l'hanno detto prima, è il prodotto più vecchio che c'è sul mercato italiano, nato nel 1984, che ha solo un obiettivo, quello di battere l'inflazione. E se voi vedete la differenza tra il rendimento del fondo e l'inflazione, ha fatto il suo mestiere, che è quello, solo quello deve fare. Oppure nel mercato azionario, siamo tutti molto preoccupati nel mercato azionario, nello scenario che ho cercato di dipingervi velocemente prima, non c'è spazio in questo momento per incrementare l'investimento azionario, però con i prezzi delle aziende che ci sono oggi, vi garantisco che oggi comprare titoli azionari è un po' come andare al discount, sono dei prezzi straordinari. Forse può valer la pena incominciare a ragionare di accumulare con dei piani di accumulo poco per volta, mediando sui prezzi, perché con questi prezzi probabilmente nel medio periodo i ritorni sono interessanti. Bisogna saperlo fare questo mestiere, perché bisogna andare a conoscere, monitorare, quello che dicevamo prima, arte e finanza, bisogna conoscere, monitorare e sapere dove andare a investire. Questo è l'esempio del nostro fondo azionario europeo. Facendo esattamente quello che vi ho detto, cioè cercando le migliori opportunità di aziende europee, ma che sono esposte a quei mercati di cui vi parlavo prima, quindi mercati che crescono, noi dall'inizio dell'anno abbiamo dato quasi l'8% di rendimento ai nostri clienti rispetto al 2,5% del mercato. A un anno dove il mercato ha perso quasi il 10%, noi abbiamo conservato i soldi dei clienti. A tre anni abbiamo dato più del 70% di rendimento ai nostri clienti contro il 30% del mercato. Quindi vuol dire che ci sono le opportunità per far bene, bisogna saperle cogliere e farle in maniera opportuna. E allora, ricapitolando, e spero di essere stato dei tempi, primo aspetto fondamentale, approccio professionale, cosa vuol dire? Vuol dire che non possiamo più fare da noi, il fai da te non è più consentito in mercati come questi. Perché se io mi espongo su un unico titolo, e purtroppo ho la sfortuna che quel titolo va male, io sono, ho perso tutto. Io devo avere la possibilità di farmi aiutare a diversificare, a scegliere più opportunità. Ci sono delle opportunità in questi momenti di mercato difficile? Sì, ci sono, le abbiamo viste, ma ce ne sono altre. Si possono cogliere mantenendo un profilo di rischio adeguatamente basso, perché è un momento in cui bisogna essere comunque prudenti. E questa, segnatevelo, perché è la parola più importante di questi mercati, di questa situazione, diversificazione. Il concentrarsi su un unico investimento è veramente la cosa più rischiosa che uno possa fare in questo momento. Perché anche noi, che facciamo altro che questo, dalla mattina alla sera, quindi monitoriamo aziende, cerchiamo di comprendere al meglio, è il meglio, eccetera, non abbiamo la certezza di non sbagliare, di essere infallibili. Per cui a maggior ragione un investitore privato deve fare in modo di diversificare per azzerare il rischio. E se volete, e questo è l'ultimo messaggio che vi lascio, cerchiamo di guardare un po' più là, cerchiamo di alzare la testa e magari guardare veramente qual è il nostro progetto individuale, cerchiamo di dimenticarci di quello che tutti i giorni i media ci raccontano di su, giù, adesso sbruciati miliardi, poi però quando risolvono i miliardi non lo dicono mai, cerchiamo di guardare un po' più là, cerchiamo di capire qual è il nostro obiettivo e di arrivare a quello. E per fare questo, io sono sicuro di questo, le persone che vi possono aiutare meglio sono sicuramente le persone che mi hanno invitato qua questa sera, ma che soprattutto hanno invitato voi. Grazie infinite per la vostra attenzione. Sì.
Adesso diamo la parola al maestro Fernando Andrea Massidoni. A te la parola. Pensi di aver sbagliato io, lasciatemi cominciare così, perché forse se avessi fatto il titolo dei titoli e tutte le robe qui magari sarei stato più preciso questa sera nel consigliarvi, nel dire, nel fare. E invece no, sono qui a parlare di pittura, di investimento in pittura. Io non ho tutte quelle strategie lì, tutte le lavagnette che poi vi vanno a raccontare o vi fanno capire dove si possa parare per il futuro. Però posso sempre dire, posso dirvi che questa esperienza in questa sera, a parte lo spread, no? Che cosa è? La cosa che pensavo fosse una parolaccia, sento di storia, cattiva, brutta, eccetera. Però ho capito che c'entro qualcosa anch'io in questo mondo, c'entriamo qualcosa anche noi pittori. E noi pittori abbiamo bisogno anche di entrare in questo mondo che è un mondo moderno, un mondo che non esisteva prima dell'Ottocento, ma prima dell'Ottocento esistevano gli zari, i papi, che organizzavano, commissionavano ai pittori i lavori, quindi che hanno lasciato quest'arte dei nostri musei, eccetera. Poi dopo si è diventati tutti un po' più moderni, un po' più bravi, e molto meno questa esigenza, forse non serve più neanche tanto il lavoro del pittore, insomma. Non deve più descrivere la storia, non deve più, e forse noi non siamo in grado di far capire, sto parlando in particolar modo dei pittori in plein air, quelli che vanno all'aria aperta, che dipingono dal vivo e vogliono riprodurre delle sensazioni che tutti avete provato in certi ambienti belli della nostra Italia, della nostra Lombardia, ma anche a livello mondiale, quindi dipingere non solo per quello che si vede, ma per quello che si sente, i profumi, se volete, quei rumori, ma quei suoni della natura che si trovano nella nostra palude, quindi io ho fatto questo. Ecco, dico quindi che l'investire sulla pittura, sul pittore, se vogliamo, non aiuta solo il pittore in se stesso, ma aiuta anche la nostra nazione. La nostra nazione è una nazione di artisti, è sempre stata una grande nazione d'arte. Adesso ci siamo un po', così forse non siamo all'altezza noi, non siamo all'altezza quelli di questo periodo, di questo secolo. Io ce l'ho detto tutta, ma probabilmente devo imparare ancora qualcosa. Ecco quindi che io concludo via questo mio intervento, non posso vendermi niente di queste cose che possono nel futuro per occuparmi di intervento. Però il futuro può rimanere a dei vostri nipoti, perché qualcuno dello Stato mi ha detto prima, ma mi hanno detto che però le opere diventano famose quando il pittore muore. Benissimo, è vero questo aspetto, è vero che tutti dobbiamo morire, forse anch'io, però più se tardi che prudi, no? E poi lasciare le mie opere, che ne ho fatte tante, non so che pitturare, quindi ne ho fatte tante. Pensare alle mie opere ai vostri nipoti, perché poi morto io, ma non che gli altri, senza operare. Quindi i vostri nipoti che decidono poi se vedere o se realizzare, questo è l'aspetto, però c'è un particolare. Diventa difficile anche realizzare se l'opera di un personaggio famoso. Mi ricordo un tanto tempo fa con un amico, uno dei vostri, un miliardario, penso che fa fatica a mangiare. E non se ne vuole di soldi. Quindi avere quelle opere, avere la possibilità di investire, di avere tanti soldi, ma non volere, perché si è affezionati, di sparsene, vuol dire amare l'arte. Questa penso sia la parte più terminante del discorso artistico, che se comprate un quadro che lo amate sarà sempre un investimento che non vi produce niente. Grazie a tutti. Bene, adesso andiamo alla parte del ruolo del promotore finanziario di Art Bank. La facciamo io e l'amico e collega Francesco Benedetti. Chi siamo? Il promotore finanziario in Italia che cosa fa e chi è? È un professionista. Noi abbiamo dovuto, per fare questa professione,
fare un esame di Stato e ottenere l'abilitazione per farlo. Che cosa vuol dire? Che nessuno si può improvvisare promotore, consulente finanziario, educatore finanziario, inventiamoci qualcun'altra e mettersi a fare questo lavoro. No, non può. Deve essere iscritto per forza un albo presso la Consob e la Consob ci controlla quotidianamente insieme alla società per la quale noi prendiamo mandato. Attualmente in Italia non è possibile operare, fare questo mestiere così, ma con mandato unico da parte della banca, società di gestione o SIM. La consulenza finanziaria, che cos'è? Leggiamo questa frase di Daniel Kahneman nel 98, l'ha fatta, e premio Nobel dell'economia nel 2002. È l'unico psicologo che ha preso il premio Nobel per l'economia. La leggiamo. È l'attività prescrittiva, il cui obiettivo principale consiste nel guidare gli investitori nel processo decisionale nel loro migliore interesse. Quindi il significato qual è? Capacità professionale e capacità etica. Capacità professionale vuol dire che noi dobbiamo per forza studiare, mantenerci aggiornati, impegnarsi nel settore della formazione. In più però la decisione etica qual è? Quella che se il mio cliente è contento, io sono contento, se il mio cliente guadagna, io guadagno, moralmente. Nel senso che devo fare i suoi bisogni, nel senso che lui, la persona, poi affronteremo un discorso dopo con Francesco, la persona mi deve dire quali sono i propri obiettivi di investimento e io proporre soluzioni migliori per lui. E abbiamo aggiunto la terza capacità che soprattutto in questi anni, normalmente dicevo questi mesi, adesso dico questi anni, è importante, la gestione delle emotività per una corretta pianificazione finanziaria. Che cosa vuol dire? Vuol dire che spesso succede che i miei investimenti, e io investo perché? Perché ho degli obiettivi, ho dei desiderata che voglio raggiungere nel corso della mia vita, sono diversi. C'è l'euforia, c'è il disastro completo delle borse che crollano, degli indici al ribasso, degli spread che si allargano e ti disfo di magari investimenti fatti, costruiti nel tempo. E distruggo veramente tante cose e in più, oppure cosa faccio? Non decido, la più brutta decisione è quella di non decidere e qui è un altro disastro. Comunque voglio dare la parola a Francesco che ci dice adesso, ma noi, allora concretamente cosa fate voi Allianz Bank come promotore finanziario? Francesco, te. Bene. Proprio l'altro giorno mi sono imbattuto in un collega che fa questa attività da 30 anni e ha tirato fuori questo articolo per far capire a noi, perché io 10 anni faccio attività più 10 di banca, come mai, come è cambiato il mondo e come mai ogni tanto ci ritroviamo a combattere contro queste solite negatività. Bene, questo è un articolo del 99, vi ricordate tutti che nel 99 c'era la fine del mondo, no? Ci c'erano tutti, fine del mondo, fine del mondo, e poi alla fine era il pacco dei computer. Ci ritroviamo oggi ancora a fine del mondo, Maya, queste cose qua. Noi siamo ancora qui tutti, quindi la fine del mondo non esiste. Anche tutto, vabbè, qualcuno mi dice. Quindi lunga vita, no? Cosa facciamo? La prima regola per investire bene è conoscere a fondo se stessi, sia noi che investiamo il denaro, sia le esigenze dei clienti, quindi gli obiettivi, le aspettative, la propensione al rischio. Poi si scelgono i prodotti e si danno dei consigli per non commettere errori. Questo perché più si è limpidi nella posizione da parte del cliente col promotore finanziario, più si raggiungono i risultati sperati. Quindi, globalizzazione, ci ritroviamo in un mondo dove è sempre più difficile magari investire. Fortunatamente abbiamo professionisti che ci aiutano nella scelta del caso di investimento e noi dobbiamo solo capire l'esigenza del cliente e abbinarla agli investimenti. Ma globalizzazione che poi andiamo avanti. Molto importante la parola che un paio di anni fa ha creato Alberoni, mi ricordo in un suo articolo, un neologismo, global. Lui diceva, nella globalizzazione però non dimentichiamoci
la localizzazione, cioè essere locali. Locali cosa vuol dire? Faccio un esempio molto semplice. Di venerdì sera sono stato invitato a una cena dal maestro, nella quale ho conosciuto delle persone che oggi qui vedo questa sera, e ho notato che le radici che noi abbiamo non ci fanno paura fondamentalmente. C'è un bellissimo, credo tutti partecipi, c'è un bellissimo video sul pescatore professionista, una persona che oggi non c'è più. Questa persona aveva dei valori, questi valori, come in tutte le professioni, in tutto quello che facciamo, vengono riproposti. E tutti noi, penso, nella nostra attività, nel nostro modo di essere, li abbiamo. Non dimentichiamoci le origini, quindi local, è vero, globalizzazione, c'è chi farà per noi il lavoro della globalizzazione. Noi dobbiamo però ricordarci dei nostri valori, le nostre, da dove arriviamo e chi siamo fondamentalmente. Quindi avete capito, siamo bravissimi, quello che vogliamo, ma alla fine bisogna essere sempre in due per essere vincenti. Tra le varie cose, proprio stamattina, non sapendo cosa fare, sono andato su Eurosport. No, perché cioè, non mi ricordavo che iniziava la partita, a parte gli scherzi. Vado su Eurosport e leggo questa, come dice, una frase del genere. Un calciatore che dice: arriva un momento nella vita in cui non resta nient'altro da fare che intraprendere la propria strada e inseguire i propri sogni. Questo è un dovere di ogni singolo individuo. Troppo spesso siamo assuefatti e intorpiditi dalla negatività che ci circonda, come diceva prima il dottor Fresia. Troppe volte siamo rassegnati ad un destino che gli altri ci vogliono assegnare. Quasi sempre aspettiamo di sognare una volta raggiunta l'età della maturità, o una volta raggiunta una certa posizione e un lavoro che ci dà indipendenza, ma non si stimola la nostra fantasia e i nostri sensi. E lui dice: Buffone, il portiere della nazionale. Questo perché? Va bene, quella è la cosa che... Però io guardo la frase, nel senso, il messaggio che ci vuole dare fondamentalmente, il messaggio che ci vuole dare è che io voglio correlare arte e finanza, mi viene in mente il maestro, che sicuramente non è partito e ha detto: da grande voglio fare il pittore. Sì, ho l'idea di farlo, però la vita l'ha portato sicuramente a fare un altro mestiere. E poi però il suo sogno qual era? Se sbaglio mi corregga. Era fare il pittore. E non l'ha fermato nessuno. Questa sera è qui come siamo noi, che sogniamo, no, di fare il meglio. Cioè, io perché ho lasciato la banca, come tanti altri, ho fatto la consulenza finanziaria? Perché abbiamo questo sogno di seguire, almeno io avevo il sogno, ce l'ho ancora, di seguire il cliente in toto, non lasciarlo abbandonato a se stesso. Un nuovo modo di fare banca, cioè non avere orari, il direttore della banca molto, molto probabilmente, come succedeva a me, alle 5 del venerdì chiude la sala cinesca e ci vediamo lunedì, e se ho un bisogno del sabato per il lunedì mattina, rimango il weekend come cliente con i problemi, dico cosa devo fare, come devo fare, come posso fare. Ecco, noi ci siamo, questo è il messaggio che vogliamo dare. È un modo nuovo di fare banca, di essere più vicini e attenti ai clienti. Questo può essere un sogno che però noi trasformiamo in realtà quotidianamente, giusto Alessandro? Con questo direi che ho finito. Dobbiamo ricordare il discorso dei questionari. All'interno di queste brochure che abbiamo dato sono dei questionari, se per favore li compilate. Se no, ce l'ho. Quando volete. Questo perché? Allora, nella cartellina ci sono due questionari, uno che è un concorso a livello nazionale, non abbiate paura che non vi telefoniamo, non succede niente. E l'altro è un modulo, scusa, un secondo che faccio vedere. E questo qua è un modulo che ci aiuta, un modulo di feedback dove ci sono delle domande, se me le rispondete vi ringraziamo perché magari è il modo per migliorarci. Le consegnate in fondo dove il maestro Massironi vi regala la sua riproduzione del quadro di Chioggia, concorso. E dici in fondo alle due sole segretarie, consegnate le due moduli. E poi saliamo su di sopra, c'è cioè l'aperitivo, vi ringrazio tutti per essere stati con noi. Grazie. Cazzo devi fare? Cazzo sei forte. Così. Ma ti diverti proprio.